musica, poesia e spettacolo sono le tre categorie del SayFest, l'iniziativa organizzata da un team di 5 ragazze, Martina Broccoli, Veronica Orciari, Selene Kersicla, Claudia Raffaele e Clarissa Vichi, in collaborazione con l'associazione Dondolarti, che mette in evidenza le tre arti scelte tramite un concorso fatto dai giovani per i giovani. L'evento si svolgerà il 6, 7 ed 8 agosto al Bastione San Gallo di Fano e vedrà una serie di giovani talenti della città e provincia che, dopo essersi iscritti tramite l'apposito sito in una delle tre categorie, si sfideranno in uno spazio a loro dedicato. Ci siamo occupate di questa iniziativa pensando proprio al talento dei giovani di Fano e della zona e alla voglia di ripartire dopo un periodo così difficile e tosto un po' per tutti, in particolare per i giovani che hanno trovato tutto chiuso, dalla scuola all'università ai luoghi di svago. E abbiamo pensato appunto a creare uno spazio tutto per loro dedicato all'arte della parola. Il nome scelto per il concorso, ha spiegato Martina, non è casuale. SayFest infatti deriva dal gioco di parole say, che tradotto dall'inglese significa dire, un contest quindi che intende lasciare la parola ai giovani dai 14 ai 30 anni, valorizzandoli e dandogli voce tramite l'arte dello spettacolo, della poesia e della musica. L'ultima serata dell'8 agosto a concludere l'evento ci sarà anche un ospite speciale che sarà comunicato sulle piattaforme social. Gli artisti saranno chiamati a essere presenti e a presentare le loro opere in prima persona. Solamente per la poesia abbiamo previsto, diciamo, una piccola differenza, per cui rendiamo disponibili ai poeti le nostre lettrici nel caso in cui i lettori volessero delegare la lettura. Il voto è previsto tramite la compartecipazione della giuria e del pubblico, che nella sezione poesia e spettacolo avrà una 50-50, diciamo, di importanza, mentre nella musica è prevista una modalità leggermente diversa, in cui, diciamo, volevamo ricreare un po' una finale stile talent, in cui verranno appunto mandati prima in finale gli artisti e poi sarà il pubblico a decretare il vincitore definitivo. Sono previsti 3 premi per i vincitori di ogni categoria, del valore di 200 euro, compresi chiaramente di una targa diciamo di ricordo al vincitore, e in più un quarto premio, sempre in denaro, di 150 euro del nostro main sponsor, che andrà all'artista che più riesca a esprimere creatività e relazione con il nostro territorio. Ci teniamo a ricordare che il SayFest è patrocinato dal Comune di Fano ed è uno spin-off di Impronte Femminili. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 25 luglio e ci si iscrive tramite la nostra pagina web, che è sayfestfano.wordpress.com, e tra l'altro maggiori informazioni sono anche sulle nostre pagine social, quindi su Facebook o Instagram, sayfestfano tutto attaccato, e speriamo che sia appunto un'iniziativa che possa un po' far tornare a respirare i giovani, ma anche tutta la cittadinanza, e all'insegna dell'arte, della parola, della musica, della poesia e dello spettacolo, per trovare un sorriso tutti insieme.